sono il violinista Pierluigi Nencattini e rappresento l'ensemble Labirinto Armonico, è un complesso di musica antica da me fondato e in attivo numerosissimi concerti in Italia e all'estero da circa 25 anni. Attualmente siamo collocati in San Valentino, Abruzzo Citeriore, in provincia di Pescara, ai piedi della Valle dell'Orfento, e quindi siamo situati nel Parco della Magliella, un luogo magico. Ecco, un breve cenno sul progetto discografico, sulle sonate in trio di Joachim Quanz. È un flautista tedesco che è nato intorno al 1697 e morì nel 1773. Fu Federico II che gli propose di stabilirsi a Berlino con un onorario altissimo e fu accettata da Quanz, il quale si allontanò da Dresda. Il suo favore presso Federico II fu senza limiti e dopo circa 32 anni di esistenza, felice e onorata, alla corte di Prussia. Quanz moriva a Potsdam il 13 luglio del 1737. Viaggiò moltissimo come flautista in Francia, Olanda e in Italia, dove approdò a Napoli e conobbe Alessandro Scarlatti. Da moltissimi anni mi sono interessato allo studio di compositori napoletani e di quelli tedeschi, quindi che fanno parte del periodo del XVI e del XVII secolo. E da qualche anno ho approfondito lo studio su questo straordinario flautista tedesco. Controllando le sue numerosissime opere per flauto e orchestra, le sonate per flauto e basso continuo e le trio sonate, mi sono accorto che diverse composizioni non erano state incise. Così, dopo un attento esame insieme ai colleghi dell'ensemble Labirinto Armonico, abbiamo progettato questa produzione. Un'incisione con alcune celebri sonate che fanno parte della raccolta di questo CD che proponiamo, e quindi all'interno di questo cofanetto abbiamo inserito due sonate inedite. Sono due sonate in tonalità di Sol maggiore, QV2 29 e QV2 Han 26. Le sonate che fanno parte di questo cofanetto sono una in Do minore e l'altra in Do maggiore, che sono quelle più conosciute nell'ambito concertistico. E poi abbiamo inserito altre quattro sonate, come accennavo prima, di cui due inediti. Ringrazio la Dynamic che ha reso possibile questo progetto e speriamo che venga apprezzato anche dalla critica musicologica. Un caro saluto a voi tutti. Grazie.